Ed eccoci, siamo di nuovo in diretta con il nostro appuntamento consueto con Zoom Certificates. Si preannuncia una puntata bella vivace, sicuramente più di quello che stanno facendo i mercati in questo momento. Abbiamo definito, ecco, una seduta attendista, quella di questo martedì 7 marzo. Andiamo innanzitutto a vedere, ecco, i movimenti che poi naturalmente commenteremo con i nostri ospiti. Il FTSE MIB che in questo momento guadagna lo 0,2% in area 28.000 e poi il DAX di Francoforte che segue a ruota guadagnando lo 0,31%, più o meno stessi numeri, stesse percentuali anche per la Borsa di Parigi, CAC 40 più 0,25%, e infine il FTSE 100, la Borsa di Londra, che guadagna lo 0,29%. Quindi mercati in positivo, sì, ma attendisti rispetto a quello che deve ancora accadere. Il riferimento naturalmente è al discorso di Jay Powell, che dovrà riportare davanti al congresso e che ci darà soprattutto delle indicazioni importanti per capire la politica monetaria della Fed, non solo relativamente al meeting di marzo, ma da qui in avanti, una prospettiva, ecco, per il lungo termine. Cercheremo un po' di analizzarla insieme. Perché ho detto puntata frizzante e vivace all'inizio? Perché quando c'è questa coppia meravigliosa, ecco, qualcosa sicuramente succede in trasmissione, e io mi riferisco naturalmente al nostro Riccardo Falcolini, che saluto e che ringrazio. Ciao Valentina, buongiorno, ben trovata e ovviamente sono io che ringrazio voi per l'ospitalità. Grazie a te, Riccardo, e poi a Pietro Di Lorenzo. Eccoci, benvenuto, Pietro. Ciao, buongiorno, questa intro crea un certo pathos e è intrigante. Certo pathos. Vedremo, vedremo. Allora, un pathos che riguarda soprattutto il vostro rapporto, perché insomma, abbiamo notato questa cosa, quando ci siete voi due in trasmissione, la trasmissione, ecco, diventa frizzante, si anima rispetto alla consueto, e quindi abbiamo preparato una piccola sorpresa che poi vi faremo anche vedere. Ma adesso cerchiamo di stare seri, almeno nella prima parte della trasmissione, e fare, ecco, questa prima panoramica di mercato proprio a partire dai dati di oggi, cioè dei dati sì positivi, senza esagerare. Abbiamo messo, ecco, in correlazione l'andamento, diciamo tutto sommato regolare, delle borse del vecchio continente all'attesa che riguarda il discorso di Jay Powell, alle decisioni della Fed. Ecco, ti chiedo, Lorenzo, se è effettivamente così e se dalle parole di Jay Powell ci saranno delle dichiarazioni significative in attesa naturalmente poi del meeting del 22 di marzo. Sì, parlerò molto svelto perché non vedo l'ora di andare in finale di trasmissione per vedere questa sorpresa. No, scherzo. No, Valentina, il tema è proprio quello che dicevi tu, un mercato che sale, ma sale in maniera molto stanca e molto diversamente rispetto a gennaio, dove faceva massimi su massimi con grande partecipazione, volumi, volatilità. Adesso invece, se vedi, fa massimi su massimi, però un po' stancamente, no? È un mercato in attesa evidentemente di questo evento. L'impressione che ho è che Powell dovrà utilizzare tutta la sua capacità di comunicazione per convincere il mercato che sarà una volontà, diciamo, molto forte e incisiva di, come dire, cercare di fermare l'inflazione anche muovendo al rialzo i tassi. Perché l'impressione che ho è che ogni volta che Powell parla, il mercato è come se enfatizzasse le espressioni positive, quindi quelle più incoraggianti rispetto a una politica dei monetari un po' meno restrittiva, e invece faccia finta di non sentire, quando lui invece paventa anche degli scenari un po' più bruschi in cui sarà costretto a aumentare i tassi in maniera più repentina. Quindi sarà un po' un esercizio, come dire, di semantica, anche per capire che cosa poi in realtà vorrà fare. Ma di fatto poi operativamente noi siamo fermi e il mercato è fermo perché nessuno osa prendere posizione prima di un evento così importante. Quindi immagino una seduta interlocutoria fino alle 16, quindi dovremo aspettare ancora un po' di ore e nel frattempo, insomma, ci intratteniamo insieme
sperando di dare le buone idee di investimento. Chiaro, chiaro. Ecco, su che cosa farà la Fed c'è ancora un punto interrogativo, perché gli analisti stanno ancora cercando di prendere posizione tra un aumento di 25 punti base, che è quello, diciamo, che un po' tutti si aspettano, però c'è anche un gruppo invece che propende per i 50 punti base, quindi una stretta ancora più aggressiva. 50 punti base che invece lo sappiamo già sarà la prossima mossa della BCE e di Christine Lagarde, che deve fare i conti con questa inflazione che non ne vuole sapere di scendere a ritmi belli importanti. Sì, scende, però in maniera molto lenta, molto stancante. E quindi ecco Pietro, per chiudere questa panoramica di mercato, ti chiedo, Christine Lagarde se lo starà chiedendo se stanno applicando la medicina giusta, visto che i dati macro non è che proprio danno degli input positivi? Sì, senz'altro sì. No, onestamente non vorrei essere nei suoi panni, nel senso che è un mestiere complicato. Fra l'altro viene anche da un predecessore autorevole e ingombrante, se ci pensi, da Mario Draghi è stato un punto di riferimento e anche un orgoglio nazionale per certi versi. Che, insomma, quando tu vai dopo, insomma, inizi a lavorare dopo uno molto bravo, fai un po' fatica, no? E anche probabilmente un po' di ansia da prestazione e poi soprattutto è chiamata. A differenza di un board della BCE che per certi versi è un po' più compatto, insomma, deve uniformare una unica politica monetaria per più di 20 paesi e la cosa è piuttosto complessa. Immagini quante pressioni ha per andare in una direzione o nell'altra. Detto ciò, anche lei sta provando in tutti i modi a convincere il mercato con le sue dichiarazioni che le politiche monetarie saranno molto restrittive per tamponare l'inflazione. Ma ancora una volta il mercato interpreta tutto bene, no? E io dico che ha inforcato gli occhiali con le lenti rosa, cioè le notizie buone vengono, come dire, insomma, enfatizzate e chiamano acquisti, le notizie cattive vengono un po' ignorate e quindi anche la Lagarde, insomma, è chiamata un 2023 impegnativo. 50 punti è senz'altro lo scenario certo per la prossima riunione. E invece credo la Fed non si sbilanci sui 50 punti, sarebbe abbastanza clamoroso. Più 0,25 mi sembra ormai scontato nei prezzi. Un più 0,50 sarebbe abbastanza clamoroso e quindi chiamerebbe sicuramente un flusso di vendite non indifferente. Chiaro, chiaro. Ecco, io chiedo a Riccardo se hanno indossato gli occhiali con le lenti rosa anche gli investitori, soprattutto ecco, i flussi dei certificates, come si stanno muovendo in questo contesto che abbiamo definito attendista interlocutorio per quanto riguarda l'azionario, ma i certificates che impressioni ci danno? Valentina, allora sì, posso confermare fondamentalmente un trend positivo per quanto riguarda il flusso sui certificate, quindi anche in questo caso lenti rosa per gli investitori. Ti dico a livello generale, consultando gli ultimi 5 giorni di contrattazione, siamo a un circa più 6% di volumi, siamo intorno ai 58 milioni di euro di turnover. Ovviamente un grande peso, come al solito, è costituito dai prodotti leverage, quindi leverage certificate che vanno a cubare circa il 50% dei volumi, però altrettanto comunque importanti sono i volumi sugli investment certificate e sui covered warrant. Per quanto riguarda il posizionamento degli investitori, e va un po' a ricalcare quello che abbiamo detto fino ad ora, Valentina. Vediamo comunque un posizionamento long, appunto, guardando quelle che sono le posizioni e il cosiddetto rapporto put-call ratio, che va ad analizzare il rapporto tra opzioni put e opzioni call, che ci dice come appunto gli investitori stiano guardando e stiano prendendo posizioni rialziste sul medio-lungo termine. Ti confermo comunque che per quello che noi abbiamo visto fondamentalmente al momento, eventuali storni hanno rappresentato comunque momenti di debolezza, hanno rappresentato un motivo di ingresso sui certificati appunto da parte della clientela. Quindi a livello generale quello che noi possiamo assistere e che possiamo vedere fondamentalmente come come comunque la clientela stia cercando di posizionarsi sugli strumenti che permettono comunque un rendimento
interessante e con delle maturity al momento che non siano molto lunghe nell'arco di un anno e mezzo. Quindi questo è tendenzialmente quello che vediamo. Ovviamente in questo momento, Valentina, il certificate soffre un po' quella che è la concorrenza da parte di Dell'obbligazionario, immagino. esatto, esattamente, strumenti un po' più conosciuti, come appunto hai detto, hai citato poc'anzi appunto l'obbligazionario, il BTP Italia per fare un esempio in primis. Quindi ovviamente l'abilità in questo momento degli strutturatori è quello di costruire cosa? Costruire dei panieri che abbiano delle barriere quanto più profonde possibili, in modo da creare delle strutture comunque difensive, che abbiano comunque dei buoni sottostanti all'interno del paniere in modo da rendere comunque meno rischioso il prodotto e che permettano però di strutturare, visti comunque il momento di mercato, di strutturare dei panieri comunque con dei rendimenti interessanti. Noi l'abbiamo fatto, siamo riusciti a mixare nell'ultimo periodo una serie di caratteristiche come barriere profonde, come sottostanti comunque di qualità, come cedole eventualmente a memoria, che sono state molto apprezzate dalla clientela. Bene, Quindi allora uno sicuramente posso sforzo dire anche. un buon interesse a consultare i certificati. Chiaro, ecco, stavo dicendo uno sforzo anche di creatività in questo momento e di strategia per contrastare appunto questo obbligazionario che sicuramente attira gli investitori. E vediamoli allora quali sono questi prodotti della settimana andando a vedere appunto i nostri certificates. Pietro, ripartiamo da te perché so che ci hai proposto un tris interessante, anche bello appunto vario, composito. Partiamo proprio dal primo prodotto, c'è cioè una cash collect worst off con effetto memoria autocallable e partiamo proprio da qua. Sì, guarda, se posso proprio una premessa velocissima, ho scelto tre prodotti totalmente diversi nella natura, negli obiettivi, nel grado di rischio, proprio per far capire come il mondo certificates è ricco per certi versi di complessità, ma anche di opportunità, no? Tu con un certificato puoi avere un obiettivo magari simile a quello di chi compra i BTP, e nello specifico il primo prodotto, che è un prodotto molto conservativo, o proprio la fascia opposta, iper speculativa, con una logica molto 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 rischiosa e aggressiva. Il tema secondo me qual è? Che spesso, come anche i nostri caratteri, no? Nel senso ci sono delle sfumature, quindi uno non è bianco-nero spesso, anzi l'investitore migliore secondo me è quello grigio. E qui il tema della diversificazione, cioè non mettere magari tutto il 100% nel prodotto iperconservativo, neanche in quello iperdifensivo, ma creare un giusto mix fra i diversi prodotti, secondo me è il modo migliore per stare sul mercato, e poi magari con un po' di sensibilità spingere un po' più sui dischi in alcune fasi di mercato, certe volte chiudersi, ma insomma avere un portafoglio diversificato anche con prodotti molto diversi dalla natura, secondo me è un'ottima strategia. Detto ciò, e mi sembrava doveroso questa premessa, il primo prodotto è il DE 000 Hotel Como 46 Domodossola G0. Questo è un prodotto, parto diciamo dal più conservativo, che sostanzialmente ha la peculiarità di investire su un settore che sta andando bene, su un settore che è lusso, un settore premiato da questa recente apertura della Cina. Ormai sembra alle spalle quel periodo in cui sostanzialmente i consumi cinesi si erano fermati anche in virtù del fatto che la Cina era interessata anche da dei lockdown e quant'altro, sembra archiviato, grazie a Dio, questo periodo e quant'altro. Quindi il tema è, il lusso potrà, diciamo, risbocciare e creare dei risultati interessanti, e quindi il paniere è composto da Kering, LVMH, Moncler e Ferrari, che nonostante sia un titolo automotive, diciamo, nella sua natura, se ci pensi, ha più una logica di lusso, no? Uno compra la Ferrari non per probabilmente andare a comprare il pane insomma, o andare a comprare il giornale, ma più per uno status simbolo, quindi realmente più vicino al lusso. La peculiarità di questo prodotto, e qui ritorno un po'
alla logica del BTP. Stamattina tutti abbiamo letto sul giornale quanto ieri il book sia stato intenso, no? Quante siano state le richieste. Un'altra cosa che mi ha colpito è che sono diminuite le size minime, mi sembra intorno ai 28.000 euro la size minima di richieste BTP, e questo vuol dire che sta interessando anche portafogli piccolini, no? Che forse sono il target dei certificati. Insomma, per farla breve, la peculiarità di questo prodotto è quello di avere una barriera molto profonda al 50%, di pagare dei premi mensili dello 0,65, quindi a differenza del BTP dove sono semestrali, qui ho 0,65 che sono condizionati, ma insomma sono abbastanza facilmente raggiungibili, la possibilità di un rimborso anticipato a partire dal novembre 2023, quindi la possibilità di insomma liquidare subito l'investimento e insomma guardare altrove, e anche un'opzione step down che rende più facile il richiamo con questo meccanismo di barriere che scendono del 5% via via che il tempo scorre. Quindi in definitiva è un prodotto, per andare al dunque, che ti paga, semplificando al massimo, non solo quando i quattro sottostanti salgono, rimangono laterali, ma anche se dovessimo assistere anche una correzione profonda nell'ordine del 50% circa, anche se uno dei quattro dovesse essere coinvolto da uno storno importante, quindi nell'ordine del 40-45%, il prodotto offre un rendimento che certo non è indimenticabile, parliamo di circa 16% complessivamente per la vita del prodotto, quindi circa un poco meno dell'8% anno su anno. Ma insomma, questo per far capire come ci si può mettere un piede nel mondo del lusso, però in maniera molto conservativa, e quindi senza prendersi il rischio specifico dei singoli titoli, si può insomma utilizzare questo prodotto che diciamo ha una natura molto conservativa. Ecco, fammi dire, Pietro, forse visto che hai utilizzato prima la metafora dei caratteri, è un prodotto che possiamo definire adatto per gli introversi, magari ecco, quelli che non hanno Introverti finanziari. esatto, per gli introversi finanziari che ancora non hanno quell'apertura per gettarsi a pieno anche a cogliere il rischio. Poi naturalmente facciamo commentare tutto questo da Riccardo alla fine, però io direi di analizzare anche i due prodotti restanti e di fare Volentieri. poi un summary complessivo. Andiamo quindi sul secondo prodotto che è il top bonus su Nexi, ambito dei pagamenti digitali, uno dei settori che teniamo più sott'occhio in questo periodo. Chiaro, questo l'ho scelto, è un prodotto molto più semplice di quello precedente. Se vuoi leggo l'ISIN, perché spesso da casa mi dicono che Ce non sono l'abbiamo qua? fatto. D000 del Bologna 9, York Savona 25. Molto semplicemente, ho preso Nexi perché qualche ora fa ha tirato fuori i risultati, secondo me risultati interessanti. Il titolo nel 2023 non è entrato in particolare feeling con gli acquirenti, è uno dei pochi che non sta facendo benissimo, ma potrebbe essere un tema riscoperto. Ho scelto questo prodotto proprio perché è molto diverso dagli altri due che vedremo. L'altro era una scadenza molto lunga, questo qua invece è una scadenza breve, cioè scade il 16 giugno del 2023, e il meccanismo è molto semplice, nel senso che se il titolo Nexi il giorno della scadenza, quindi parliamo di metà giugno del 2023, sarà sopra al livello barriera che è posizionato a 6,37, il prodotto paga un premio rilevante, il 112,50, e quindi offre un rendimento del circa 4,5%, che sembra marginale, ma invece in realtà annualizzato è 16,5%. Quindi di fatto, se Nexi non perderà a metà giugno il 19% circa del livello attuale, il prodotto paga un premio. Viceversa, replicherà chiaramente l'andamento del sottostante. Questo prodotto, diciamo, è interessante perché essendo un top bonus non ha la barriera continua, quindi il Nexi può anche perforare nel corso della vita 6,37. La cosa importante è che alla scadenza sia sopra questo livello barriera. Qualora lo fosse, il premio è secondo me interessante, il titolo di qualità e i risultati di oggi confermano un po' questa mia idea. Chiaro. E infine, allora, l'ultimo prodotto, diciamo, per i più impavidi, ecco, gli estroversi anche della finanza, abbiamo una Turbo Open End su TUI, che è un'azienda che opera nel mondo del turismo, giusto? Un'azienda tedesca.
Te lo confermo. Allora, qua un disclaimer velocissimo. Questo è un prodotto iper aggressivo su un titolo soggetto a, insomma, a varie turbolenze perché si avvicina, insomma, un aumento di capitale che potrebbe essere molto impattante. Quindi su questo anche chi abbia un profilo molto aggressivo, insomma, utilizzerei delle size marginali. È un prodotto che punta sul ribasso del titolo perché, come vedi, è un prodotto. Si legge scorrendo direzione bear, quindi ha un andamento inversamente proporzionale. Se il titolo scende, il prodotto si apprezza. Secondo elemento è un prodotto turbo, quindi ha una leva finanziaria importante e quindi in grado di amplificare evidentemente in maniera piuttosto forte l'andamento del sottostante. Quindi 3,81 è la leva e quindi insomma è un prodotto così. Perché ho scelto questo? Perché abbiamo visto che talvolta titoli che si avvicinano a dei momenti delicati come l'aumento di capitale possono risentirne in termini di prezzo. E la seconda ragione è perché se tu immagini uno scenario del genere, chiaramente devi trovare il prestito titoli, no? C'è un intermediario che ti fa andare short. In questo momento pochissimi intermediari, a che mi risulta nessuno, però su questo insomma la prendiamo con beneficio di dubbio, cioè gli intermediari ai quali io mi sono rivolto non danno prestito titoli e quindi ho selezionato questa storia perché potrebbe essere un modo, forse uno dei pochi modi per andare short sul titolo se non c'è prestito e quindi c'è questa opportunità per i certificati anche di sposare, diciamo, questo possibile scenario. Come vedi, in conclusione siamo andati un po' agli antipodi, no? Dal prodotto con una barriera iperconservativa e quant'altro a un prodotto iper speculativo che punta addirittura su una discesa del titolo con una leva. E questo, secondo me, anche a livello educational, fa capire come il mondo dei certificates offre un paniere di opportunità non banali. Il segreto è sempre conoscerle, no? Chiaro. Premere un po' le meningi per capire, e mi rendo conto che uno cerca sempre di semplificare i concetti, ma insomma il mondo dei certificati ha molte sfumature, quindi bisogna conoscere pregi e difetti di ogni prodotto. Tutto qua. Certo, le sfumature del prodotto e puoi capire anche a quali insomma, esigenze si adatta di più. E abbiamo fatto una puntata di Zoom Certificates, Riccardo, torno da te, che assomiglia un po' al test della personalità. Dimmi il certificate che scegli e ti dirò chi sei alla fine. Ecco. Tu in quale ti riconosci di più, se ce n'è uno in particolare, o se vuoi fare invece un commento generale su tutte le tre proposte di Pietro? Allora, dai, personalmente mi riconosco in un top bonus, aggressivo ma non Ma non troppo, nel troppo, senso ok, che, una via di mezzo, una via di esatto, mezzo. nel senso che per indole mi piace sempre comunque avere un certo livello di protezione, e in questo caso il top bonus, grazie alla comunque barriera europea, protegge il capitale anche in corso d'opera, ovviamente salvo restando che alla scadenza il sottostante chiuda al di sopra della barriera stessa. Per quanto riguarda ovviamente gli altri due prodotti, allora tutti sono prodotti sicuramente molto interessanti, dettati dalle scelte o comunque dalle indicazioni di Pietro e ovviamente dettati anche da quelle che sono le esigenze che possono essere medio, quindi cioè, diciamo brevissimo termine. O comunque breve termine, quello del turbo open end su TUI, diciamo un tempo un po' più lungo, quindi di 3 mesi, quindi non possiamo parlare di medio termine, ma una maturity leggermente più lunga rispetto al turbo, che è quello che è il top bonus su TUI, fino a una scadenza lunga o lunghetta del cash collect. Ovviamente, come dicevamo, le esigenze cambiano le esigenze. Variano di conseguenza quelli che sono i prodotti e variano anche di conseguenza quelli che sono i sottostanti. Quindi io quello che fondamentalmente mi consiglio, quello che consiglio di dare e di fare quando nel momento in cui si cerca un determinato prodotto finanziario è sicuramente capire quello che è il proprio profilo di rischio. E con Pietro e con te, Valentino, ovviamente abbiamo elencato varie tipologie di prodotti per i più o per i meno, diciamo, avvezzi al rischio. Di conseguenza, scegliere quello che è il paniere che fa più nelle proprie corde, perché
Questo perché si deve guardare anche alla bontà dei sottostanti. Noi lo scorso anno abbiamo visto molti prodotti inseriti all'interno dei portafogli che avevano come sottostante Beyond Meat. Allora, il punto è questo: sebbene si scelga una struttura che può essere conservativa, come quella di un cash collect, che magari paga dei premi costanti, che possono essere premi mensili o trimestrali, scegliere un prodotto o comunque scegliere un sottostante molto rischioso genera di conseguenza cosa? Che se il sottostante è in sofferenza, allora il prodotto, il certificato non va a pagare quelle che sono le cedole o i coupon. Quindi diciamo che bisogna sempre trovare una via di mezzo, un giusto equilibrio tra la struttura e il sottostante che compone la struttura stessa, al fine fondamentalmente di non, diciamo, magari andare a usare troppo. Perché? Perché se poi si sceglie una struttura conservativa, ma i sottostanti sono troppo aggressivi, allora diciamo che viene sminuito un po' quello che è il ragionamento iniziale. Ovviamente, Valentina, perché si scelgono dei sottostanti un po' più aggressivi? Perché ovviamente permettono, e perché vengono strutturati dei prodotti con questi sottostanti, perché permettono ovviamente di dare al prodotto un boost in termini di rendimento che con dei sottostanti più diciamo tranquilli il prodotto non avrebbe. Infatti si vede ovviamente nel momento in cui si guardano le emissioni, si vede che a parità di struttura, a parità di maturity e di altre caratteristiche, basket costituiti da sottostanti più volatili, più rischiosi, hanno sicuramente delle cedole più corpose. Il consiglio ovviamente è scegliere sempre quello che è nelle proprie corde, o se si vuole rischiare di azzardare un po' di più, magari pesarlo meno in portafoglio in termini economici. Poi ovviamente lasciamo la libertà agli Chiaro. amici, agli investitori di compiere le proprie scelte in autonomia. Riccardo, chiarissimo il discorso. Visto che abbiamo ancora un po' di tempo, abbiamo aperto con un Sì. cash collect, chiudiamo con un cash collect, con un sottostante che è un grande classico. Questa volta c'è Intesa San Paolo, che dici? Ma sì, molto volentieri. È un prodotto che ti avevo selezionato proprio questa mattina, Valentina. Ti ricordo il codice Eccolo qua, ISIN, sì. e comunque lo ricordiamo sempre: DE000HC3WNE1. Perché l'ho selezionato? Perché continua a essere all'interno di questa tornata, di questa emissione, il cash collect maggiormente consultato dagli investitori. È un prodotto che è stato emesso, Valentina, il 10 di febbraio, quindi un mesetto fa circa. Ha una maturity di 2 anni e mezzo, quasi 3, dicembre 2025. Prevede una barriera molto profonda, quindi del 40%, che in termini assoluti è posta a 0,9788, diciamo 0,98 euro, quindi 98 centesimi, sul prezzo di Intesa San Paolo. Fixing iniziale di Intesa era 2,4470. Al momento sicuramente Intesa, rispetto a quello che è il valore dell'emissione, il fixing iniziale dell'emissione, si trova in netto rialzo, quindi impostata positivamente, un 2,58, 2,58 euro ad oggi. Perché è interessante questo prodotto? E perché fondamentalmente magari chi vuole potrebbe consultarlo? Perché questo è un prodotto che fa parte della famiglia dei fixed, cioè paga un coupon incondizionato indipendentemente dall'andamento del sottostante, e allo stesso tempo prevede una barriera posta al 40% del valore, quindi sarebbe in grado di assorbire un calo molto forte anche, quindi molto forte, oddio, abbiamo visto diciamo di tutto, soprattutto nel 2020, però sarebbe in grado di assorbire un calo del 60% del valore dell'azione stessa. Quindi chi vuole comunque puntare sul titolo Intesa beneficiando di un flusso cedolare costante, beneficiando comunque di una barriera molto profonda, allora è con una maturity che può essere una maturity media, quindi abbastanza, diciamo, abbastanza medio-lunga, perché sono quasi sono 2 anni e mezzo, allora sicuramente questa struttura è una struttura interessante perché ovvia al problema di quello che intanto la cedola
condizionata alla barriera e soprattutto prevede una barriera molto molto profonda. Ovviamente Valentina, avendo questi due elementi che sono cedola incondizionata e barriera molto profonda, il coupon è un coupon ovviamente più basso Chiaro. rispetto ad altre strutture. Quindi, insomma, è sempre un trade-off, no? Rischio-rendimento. Certo, chiarissimo, chiarissimo. Bene, abbiamo chiuso direi la panoramica dei certificates di questa settimana. Torno un attimo al discorso che mi era molto piaciuto, quello delle sfumature che ha introdotto il nostro Pietro, sottolineando e ricordando appunto, l'abbiamo visto proprio in questo episodio di Zoom Certificates, come i prodotti di investimento possono essere davvero tanti, variegati, che si adattano a diverse esigenze, ma come diceva Pietro, bisogna conoscerli, bisogna saperli anche maneggiare ed è per questo che ci sono degli importanti momenti di formazione, di incontro, di scambio di idee e ve ne voglio presentare uno, naturalmente quello che riguarda Investing Napoli, lo possiamo, eccolo qua, far vedere con questa bella schermata il 31 di marzo, appuntamento e torna dal vivo, mi confermate? Sì, assolutamente sì, l'incontro è in presenza, quindi ci sarà anche la possibilità di incontrarci fisicamente. Credo, insomma, che a parte me e Riccardo ci saranno 50 fra gli speaker più importanti in Italia. Vedo anche che molti partecipano alle vostre trasmissioni, quindi anche un modo per dare una fisicità a un volto che magari si vede sulle fonti TV. E poi ci sarà anche un evento in streaming, quindi per chi non possa venire fisicamente a Napoli il 31 marzo. Abbiamo anche pensato a questa, diciamo, possibilità di seguire parte dell'evento via streaming. L'altra, diciamo, novità, ma è una conferma, che l'evento rimane al 100% gratuito, quindi se ci pensi, Valentina, è solo uno scambio di tempo in cambio di conoscenza, di Certo. informazione, educazione finanziaria. Quindi onestamente credo che sia un incontro imperdibile per chi ha a cuore le sorti del proprio risparmio e vuole conoscere l'opinione dei più grandi esperti in Italia. Quindi vi consiglio di registrarvi. Io preferisco chiaramente la versione fisica perché sarà anche un modo per prendere un caffè insieme e insomma conoscerci di viso. Chiaro, personalmente. Ecco, ma stavo vedendo tra le varie immagini che giravano, a un certo punto è spuntato anche José Mourinho, non so perché, magari poi lo scopriremo nel mondo dei certificati. Secondo me lui è uno che investe in turbo, non so, questa sensazione qua. Cosa ne pensi, Riccardo? Ma potrebbe mai dire mai, sai, insomma, un po' tutti investono, mai dire mai, quindi se, insomma, scoprissimo un giorno che Mourinho compra dei turbo, Il profilo c'è, profilo tra c'è, l'altro lui non so se il sapete, carattere c'è, poi ha bisogna fatto da testa. vedere nella pratica. Ma oltre naturalmente a Investing Napoli c'è anche un altro importante appuntamento, formazione ad alto livello, Trading Live con Nicola Para. Parliamone, Riccardo, io mi aspetto uno show con calcolatrici che appaiono, conti fatti all'impronto, ci sarà un grande spettacolo. Assolutamente sì, evento previsto per il 14 marzo al mattino dalle 8:30 alle 12:30 presso Torre A Unicredit. E ovviamente noi lo ricordiamo, Valentina, previa registrazione perché i posti sono limitati. E è un evento che noi stiamo organizzando una volta al mese, una volta al mattino, una volta al pomeriggio. Sicuramente nei prossimi ci sarà anche Pietro che verrà a farci Ah, compagnia. bene. Ed è un modo, insomma, per incontrarsi fisicamente con la clientela. E per il momento lo facciamo nella nostra sede, per dare anche la possibilità alla clientela magari di vedere Milano dall'alto, per chi ne abbia voglia. Ed è un modo anche per affrontare varie tipologie di prodotti e varie tipologie di profili, insomma, dal più aggressivo, come quello che magari vedremo il prossimo 14 marzo con Nicola Para, che è appunto dedicato ai prodotti turbo, quindi ai prodotti a leva, fino ai profili un po' più conservativi, che avranno ad oggetto o che hanno avuto ad oggetto, come quelli, diciamo, che abbiamo tenuto nei scorsi mesi, prodotti di investimento. Quindi noi cerchiamo un po' di coprire tutto, coprire tutte le asset class in modo da avere la possibilità alla clientela generalizzata di venirci a incontrare, intanto conoscersi e conoscerci di viso, come diceva giustamente Pietro,
Ma soprattutto scambiare idee e opinioni, perché per noi che comunque strutturiamo prodotti, sicuramente incontrare la clientela è uno delle principali leve del successo. Quindi, insomma, noi cerchiamo di mettercela tutta, se raggiungiamo dei buoni risultati, anche grazie alle informazioni e allo scambio di idee che abbiamo con la clientela, quindi sicuramente questi appuntamenti sono degli appuntamenti importanti e da cogliere. Quindi chi vorrà essere con noi il 14 marzo, insomma, noi saremo ben felici di ospitare. Certo, certamente lo scambio dal vivo è quello che regala anche maggiore interazione. E avevo letto tra l'altro un libro dove si diceva che le migliori idee arrivano proprio quando si beve un caffè insieme. Quindi ecco, rivalutiamo l'importanza della pausa caffè per esprimere le nostre meningi e far sì che diventi anche un momento di creatività. Bene, siamo arrivati alla conclusione, di questa trasmissione e io devo esaudire il desiderio espresso da Pietro Di Lorenzo che insomma, voleva vedere che cosa avevamo preparato, per voi. Diciamo che in realtà, stranamente, in questa Non puntata non ci sono stati dei grandissimi screzi, so se più curioso o spaventato, Pietro, ma ha regnato in maniera inaspettata l'armonia tra di voi, ma invece noi abbiamo preparato sai una serie di perché? card dove si sottolinea proprio questo vostro amore e odio. Come mai in questa puntata siete stati così bravi? Perché la Juve è troppo lontana da noi, quindi adesso non abbiamo perso proprio il pathos di quella competizione calcistica che succedeva così. E allora Pietro, visto che hai parlato di competizione calcistica, partiamo proprio dalla prima fotografia. La vostra rivalità l'abbiamo espressa così, con un Pietro Di Lorenzo Maradona e un Riccardo No. Falcolini, Juventino Platini. Cosa ne Guarda, dite? purtroppo non la vedo l'immagine, non so come, non riesco a vederla, però sono. Pietro, io questo è l'incornicio, guarda. Ma tu Io, vedi l'immagine? tra Io l'altro, sì, mi sono sottolineo che connesso. il volto di Riccardo Falconini si integra perfettamente con quello di Platini, sembra Questo lui. è Sei l'incornicio, prima nato o per poi quello. Ma non è un te domando. fotomontaggio, è proprio lui solo che porta gli occhiali, tutto qua. Ma non c'è solo questa di card, perché ne abbiamo preparate altre due. Allora, Maradona, Platini, rivalità calcistica, poi anche una rivalità proprio familiare, Sandro e Raimondo. Eccoli qua, con Pietro Di Lorenzo Con che legge la questa Gazzetta e Riccardo Falcolini che insomma attende che barba, che noia. la chiudiamo qua, direi. La nostra carriera si interrompe oggi. Ah, è fantastica, questa è veramente fantastica. Insomma, te che leggi il giornale, bella, Pietro. Tra l'altro, insomma, la Gazzetta, cos'è? La Gazzetta dello È Sport? la Non so Gazzetta dello se. Sport, Ah, sì. Sì. bellissimo, proprio per rimanere in tema calcistico. Sì. Ecco, Bene, no, vabbè, bellissimo, ovviamente fantastico. l'abbiamo fatto insomma per strapparvi un sorriso, per sottolineare ovviamente questa così rivalità, ma è tutta è costruita, lo diciamo, Poi in Assolutamente realtà sì. regna assolutamente l'armonia e il rispetto e l'affetto reciproco tra di voi. Va bene, allora ve le facciamo avere, le card le potete pubblicare Volentieri, sui vostri grazie. social per distruggere completamente la vostra reputazione, se volete farlo siete liberissimi. Va bene, io. Grazie, gentilissima, grazie per il pensiero, molto carino, originale, come al solito, insomma, le fonti è sempre fonte di grande ispirazione e creatività. Va bene, io ringrazio voi naturalmente, il nostro Pietro Di Lorenzo e poi naturalmente Riccardo Falcolini. L'appuntamento è naturalmente tra 2 settimane. Vi aspettiamo ancora perché bisogna continuare a parlare di economia, di finanza, ma soprattutto di certificates. E quindi io vi rinvio all'appuntamento delle prossime settimane. Grazie ancora. Grazie, un Grazie abbraccio, ancora a buona tutti. giornata. Grazie. Ringraziamo ancora Riccardo Falcolini e Pietro Di Lorenzo. Si chiude qui questa puntata di Zoom Certificates. Come al solito, vi ricordo che la potete ritrovare dopo il nostro live anche sul nostro sito www.lefonti.tv e poi on demand sul nostro canale YouTube. Appuntamento alla prossima settimana.